Ciao a tutti ragazzi, sono di nuovo il vostro Crystal e quest'oggi vorrei proporvi la mia postazione di gioco. Allora, la mia postazione di gioco è abbastanza piccolina, però ne vado fiero, cioè sono abbastanza soddisfatto alla fine. Allora, qui abbiamo la mia Xbox 360, una Pro da 60 giga del lontano 2007, e devo dire che è molto affidabile perché, a parte che questo è uno degli ultimi modelli della Pro, una Falcon V2, e a parte quello, devo dire che non mi ha mai roddato, ragazzi. Mai roddato, e questa è una delle console più longeve e affidabili che abbia mai avuto. Infatti, la PlayStation 2 mi si ruppe circa un 7 volte, e infatti ho ancora il mercato nero di joystick, come potete vedere, qui ne abbiamo uno. E qui ne abbiamo un altro ancora, come potete vedere, e sono ancora lì a far polvere, insieme alla PlayStation 2 che è giù in cantina, e non so cosa farmene. Quindi se qualcuno vuole un joystick della PS2 me lo dica, che glielo butto dietro anche a 10 centesimi, per me non è un problema. Poi, qui abbiamo la mia console, come potete vedere. Allora, nel lettore CD c'è Halo 3, che a mio parere è il miglior gioco di questa generazione videoludica. Poi abbiamo qui il mio avatar che vi saluta, che simpatico. E beh, abbiamo il mio account, Marzo94. Se volete aggiungermi sul live e fare qualche partitina con me, o ad Halo, a Call of Duty, o a Medal of Honor, io ci sono su tutti quei giochi. O anche su Crysis 2, mi pare. Sì, però non ci gioco mai perché non mi piace, vabbè. E qua è un altro discorso. Poi vabbè, abbiamo il Live Gold, come al solito, perché se uno vuole giocare online. Ah, il gold. E poi qui abbiamo, vabbè, dei miei giochi, come potete vedere. No, 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 no. Mancano un bel po' di giochi perché o sono in giro prestati o sono giù in cameretta. Perché qui, ragazzi, siamo in mansarda, come potete vedere. E poi voglio farvi vedere anche il mio impianto audio. Perché non c'è una console, una TV senza audio. Ecco, quello è l'impianto audio. Vedete? Sono due casse della Bose Millennium, uscite qualche anno fa, e devo dire che sono veramente spettacolari, soprattutto per giochi come Halo, Alan Wake, in cui la colonna sonora è veramente bellissima, oppure in giochi come Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, in cui il comparto sonoro, tipo gli effetti, così sono molto realistici. Poi, cosa dirvi ancora? Qua abbiamo le mie cuffie con qualche anno di gold sparso, delle pile sparse che penso siano scadute. E vabbè, ho ovviamente la TV collegata con un HDMI, come potete vedere, questo cavo bello grosso, che boh, mi sembra che sia fatto con qualche strano materiale, visto che si piega poco. Ma l'ho comprato, mi sembra, GameStop. Ma sono dei ladri, ragazzi. Vi consiglio di comprare poco alla GameStop. E beh, questa è la mia postazione. Ci vediamo alla prossima con la rubrica Haloverse, Mi hai di Rush, e il mio prossimo commentare con Rix, e anche la mia rubrica Scuola con Crystal su Call of Duty. Ci vediamo alla prossima, gente. Ciao.